Tra i migliori in campo, Burzicotti, partita praticamente perfetta. Grazie, grazie, ma penso, cioè, il complimento va girato a tutta la squadra perché è veramente stata una prestazione ottima da parte di tutta la squadra, di chi ha giocato all'inizio, chi è entrato, ma io direi anche di quelli che sono stati fuori perché ci hanno sostenuto in ogni minuto, in ogni momento della partita, anche quando sembrava per un momento un pochino più difficile, c'era da stringere un po' più i denti, stringere i ranghi, l'abbiamo fatto. Gran Belfano. Sì, una squadra che veramente il mister ci ha avvisato, da quando hanno cambiato modulo giocano, si muovono bene, però noi siamo stati veramente più forti di tutto, siamo stati messi lì compatti e non gli abbiamo dato nessuno spazio. È vero che sono tre punti importanti per la salvezza, è vero che bisogna stare umili, coi piedi per terra eccetera, però insomma stasera uno va a vedere la classifica, vede che il Gubbio è secondo a due punti dal primo posto. Allora, ancora non l'ho vista, ti ringrazio che me l'hai detto. Sicuramente ce l'ha detto Francesco Caparrucci, se non è vero ce la pigliamo con lui. Ok. No, fa molto piacere, fa molto piacere ritrovarsi lì, però io penso questo sicuramente non deve essere, cioè, l'obiettivo che magari ci fa tenere magari o stare con i piedi per aria, no, assolutamente dobbiamo stare con i piedi per terra, continuare a lavorare così. È chiaro che questo risultato, questi punteggi sono frutto di un grande lavoro che viene fatto tutti i giorni da parte nostra, del mister e di tutto lo staff. E adesso ci godiamo questa vittoria e pensiamo a Mantova. Assolutamente, assolutamente. L'unica cosa che so è che infatti il Mantova ha perso, probabilmente ora penso che l'allenatore è ambilico e trovare una squadra che cambierà allenatore sicuramente saranno tutti con la voglia di dimostrare, quindi non diamo nulla per scontato. Assolutamente no. Per concludere, questo Gubbio che rispetto a quello di due mesi fa, Maggi dice che è molto meno bello e spettacolare, ma che comunque ha tanta intelligenza, tanto fosforo in più. Cioè, non c'è stato mai un momento in cui da fuori si è avuta la sensazione che potevate crollare. Sì, bisogna dare merito al Fano che ha spinto, vi ha messo alle corde in talune circostanze, ma prima o poi usciva sempre o Burzicotti o Rinaldi o Giacomarro o Marini. È vero, ma questo proprio perché abbiamo fatto tesoro un po' di quelle che sono state le partite precedenti, perché pensiamo al Padova, bellissimi, abbiamo perso 1-0, la Maceratese è uguale e quindi dobbiamo far tesoro di quelli che sono stati i risultati. Il mister ci ha martellato anche su queste cose, su questo che doveva essere l'atteggiamento, perché sì, diciamo bravi, belli, però non è sempre la sfortuna, sicuramente c'era quel qualcosa in più che poteva essere nel mordente. Adesso abbiamo fatto un passo anche da questo punto di vista e probabilmente i risultati sono questi.